Ma come organico è una squadra forte, che credo sia stata fatta per fare un campionato completamente diverso da quello che sta facendo. Però la B è questa, nel senso che poi i punti devi farli e le partite devi farle, al di là della qualità dei tuoi giocatori. Hanno cambiato allenatore, di solito la prima tutti quanti vogliono far bene. Allo stesso tempo però quando cambia allenatore è anche vero che possono essere dei meccanismi che porta il nuovo tecnico che magari non sono ancora perfezionati. Quindi noi dobbiamo essere bravi a mettere lo stesso entusiasmo, perché in ogni caso noi siamo in una situazione che se abbiamo fatto qualcosina di buono basta poco per rovinarlo, e quindi dobbiamo dare continuità di risultati, di prestazioni e di risultati, e non possiamo certamente, soprattutto questo che diventa uno scontro diretto, non avere lo stesso tipo di intensità e di cattiveria. Poi su quello che possono essere i loro punti deboli dobbiamo cercare di fare la partita, appunto proprio perché avranno entusiasmo e voglia di mettersi in mostra, noi dobbiamo controbattere questo entusiasmo e questa voglia, perché il nostro atteggiamento è di chi non si accontenta di quello che ha fatto ma dà la parte per far di più. E quindi bisogna pareggiare questo, anche perché poi è una squadra molto fisica in tutti i reparti, quindi bisogna essere bravi a tener botta. E poi è logico che dobbiamo anche fare pian piano dei passi in avanti per in quello che sono gli sviluppi, che a volte abbiamo fatti meglio, a volte con qualche difficoltà in più. E su Mancini, per lui è un ritorno a casa. Si vede che non riesce a stare lontano da Pescara, però quando sta a Pescara fa le cose migliori, quindi sicuramente siamo molto contenti di riaverlo, ed è un ragazzo che ha indubbie qualità e che può darci una mano. Si è presentato con tanta voglia, con tanto entusiasmo, e quindi insomma, lo accogliamo ben volentieri nella nostra famiglia. È arrivato stamattina, quindi cioè, ma perché no, potrebbe anche essere, vediamo un attimino come inserirlo nel contesto, ma certamente non è venuto per non trovare spazio, quindi logico che cercheremo di ottimizzare quelli che poi sono i calciatori. Dire ancora come è un po' presto, perché appunto dobbiamo un pochino valutare sia gli equilibri di squadra e sia appunto l'utilizzo di tutti quanti i giocatori.